Uno spettacolo incredibile, vero? Poche cose al mondo possono essere alla pari della visione delle Alpi. E oggi siamo qui in Francia per un motivo ben preciso, perché altrettanto poche cose possono mettere alla prova un motore come le strade di montagna. Per questo oggi siamo qui, siamo al Nissan Crossover Carnival, una grande celebrazione dedicata ai crossover della casa giapponese che praticamente per prima li ha lanciati al successo sul mercato mondiale. Parliamo di Qashqai, parliamo della Juke, soprattutto parliamo anche dell'X-Trail che abbiamo alle nostre spalle, perché sotto al suo cofano si nasconde la vera grande novità della gamma. Siamo infatti qui per provare il nuovo benzina 1.6 DGT. Già disponibile sulla Qashqai, il motore 1.6 DGT è ora disponibile anche per l'X-Trail. Come già sappiamo, l'attuale generazione di questa vettura è meno fuoristrada rispetto al passato ed è decisamente più urbana, andando a sostituire nell'offerta la vecchia Qashqai più 2. Da questo settembre il nuovo motore è ufficialmente a listino, con un prezzo che parte con l'allestimento Visia da 25.600 euro. Il 1.6 DGT rappresenta il nuovo top di gamma della casa per quanto riguarda i motori a benzina. Si tratta di un'unità con una potenza da 163 cavalli, brillante pur senza puntare ad essere un motore assolutamente sportivo. Abbiamo a che fare con una meccanica equilibrata. Non regalerà forse degli scatti particolarmente emozionanti, ma come detto le sue carte migliori se le gioca sui consumi. Sul ciclo combinato europeo, secondo i dati ufficiali, la X-Trail consuma 6,2 litri ogni 100 km di strada, con emissioni di CO2 di 145 grammi al chilometro.